Saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi sono molto contento di presentare la quarta edizione della Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo, che si terrà a Saluzzo per l'appunto dal 25 al 27 ottobre 2024. E sono molto contento di farlo con due persone importanti, perché noi avremo qui con noi Marco Pautasso, che è segretario generale del Salone del Libro di Torino, e la curatrice del festival, che è Beatrice Delbò, professoressa dell'Università degli Studi di Milano. Quindi io non perdo altro tempo, ma lascio subito la parola a Marco Pautasso perché ci parli di questa interessante quarta edizione. Prego Marco, a te. Grazie, grazie dell'attenzione che ci dedicate anche quest'anno. Questa è la quarta edizione di una manifestazione che il Salone ha deciso, ormai 4 anni or sono, di organizzare perché rientra nelle attività sul territorio a cui il Salone tiene molto e che in qualche modo puntellano tutta la sua attività in preparazione poi all'evento di maggio. Quest'anno la festa propone alcune novità significative. Una è già stata annunciata, cioè la neocuratrice, che siamo molto felici di avere con noi, cioè Beatrice Delbò. Avremo un tema molto intrigante, ma lascerò Beatrice a raccontarlo e a declinarlo. Ma abbiamo altre novità, nel senso che rispetto alle edizioni precedenti ci sarà un ricco programma di eventi che in qualche modo preparano alla festa e che coinvolgono alcuni luoghi storici del marchesato, dell'ex marchesato di Saluzzo. E faccio qualche nome, penso che gli amanti un po' della storia del marchesato insomma, della storia medievale li conoscano, vale a dire Manta, vale a dire Revello con la sua cappella marchionale, oppure l'abbazia di Staffarda, oppure i castelli di Lagnasco o Rifreddo. È tutto un percorso che abbiamo voluto proprio perché pensiamo che sia importante che la festa coinvolga il territorio proprio nel suo insieme, e lo faremo con eventi preparatori importanti: saranno reading, saranno concerti, saranno lezioni, saranno presentazioni di libri. Quindi, insomma, rispetto agli anni precedenti c'è questa novità significativa. E poi, come sempre, c'è il focus nelle 2 giornate del 26, 27 e 25, una giornata inaugurale in cui daremo spazio a due lezioni, una di Andrea Angelucci, Art Rider di Rai 5, per chi frequenta e vede le trasmissioni di Rai 5. Insomma, è questo archeologo, ma straordinario raccontatore, narratore anche delle vicende medievali, che va a scoprire anche i luoghi forse più sconosciuti del nostro paese. E abbiamo chiesto a lui proprio di dedicarci dedicare una lezione, che sarà quella inaugurale di questa festa del libro medievale, per raccontare un po' i luoghi meno conosciuti proprio dell'Italia medievale. E poi avremo, per chi ama e che conosce e frequenta i social, un evento assolutamente importante con oddio, adesso mi sono la setta dei poeti estinti, che invece uniranno poesia al tema che non voglio svelare adesso. Però nelle 2 giornate, del sabato e la domenica, che saranno concentrate nello spazio fieristico, che per chi ha frequentato le edizioni precedenti è confermato, quello del quartiere, l'ex caserma Musso, a Saluzzo. Avremo ovviamente molti espositori che sono editori, ma sono anche librerie antiquarie, e tutto un avvicendarsi di appuntamenti importanti. E ovviamente invitiamo tutte le persone interessate ad andare sul sito del Salone, www.salonelibro.it, dove troveranno tutte le informazioni che penso utili un po' a capire come si sviluppa il programma, quali sono gli ospiti. Adesso Beatrice alcuni di loro ve li presenterà, però credo che sia un programma davvero, davvero ricco e interessante, a cui poi uniamo anche, diciamo, delle attività che vogliono coinvolgere
insomma, possibilmente, potenzialmente, tutte le fasce di età, e quindi cercheremo di anche interessare i più giovani con attività laboratoriali, anche con giochi di ruolo. Ci sarà anche una caccia al tesoro per la città. Ci sarà anche una proiezione cinematografica, perché quest'anno sono i 40 anni. E non ci resta che piangere. Un film in qualche modo diventato cult, è un film che incassò allora ben 15 miliardi, insomma cifre oggi veramente incredibili, e sono i 30 anni della morte invece di Troisi. Quindi ci piaceva l'idea di avvicinare anche il nostro pubblico con questa proiezione cinematografica. In realtà questa festa avrà un'appendice importante lunedì 28, quindi chiuderemo con una grande intellettuale contemporanea italiana, insomma, dei nostri tempi, molto amata sia come scrittrice, come direttrice editoriale, come anche conduttrice radiofonica, che è Chiara Valerio, che dedicherà una lezione a Marco Polo il Milione. Lei sapete essere direttrice editoriale di Marsilio, che ha proprio curato recentemente una riedizione del Milione. Insomma, il programma è davvero molto ricco, c'è un po' di tutto. Ci sono anche spettacoli teatrali con Roberto Mercadini, ci sono, l'ho accennato, concerti. Insomma, credo che il programma sia davvero ricco. E un altro piccolo tassello di questa costruzione progressiva che il Salone vuole fare su questo evento, cercando davvero di elevarlo a un evento importante tra i festival tematici italiani. Posso dire allora che ne faremo di tutti i colori? No, È perché perfetto. in effetti è questo il tema, no, della festa di quest'anno, è i colori nel Medioevo e quindi a partire da questo che sembra un pretesto ma non lo è, declineremo tutti gli incontri in realtà. Incontri, i colori sono uno strumento trasversale che ci consente di toccare tantissimi campi. Perché i colori sono nella musica, no? Nell'arte, nella storia, sono simbolici ma sono anche concreti. Quindi nella storia medievale, per esempio, hanno valori simbolici, ma possiamo parlare dei colori anche parlando delle persone che questi colori li usano o li producono. Quindi abbiamo veramente un passepartout che ci consente di attraversare questi 1000 anni molto lunghi che non sono per niente scuri o neri o bui. Quindi noi vogliamo far vedere attraverso questo tema che il Medioevo è un Medioevo colorato, in cui i colori hanno un significato positivo, ma anche un significato negativo, naturalmente. E ci piace riuscire a raccontare alla gente che magari non è addetta ai lavori, come è giusto che sia, perché gli specialisti e le specialiste sono molto pochi in Italia e in Europa, far vedere che il Medioevo si può guardarlo attraverso un prisma colorato e non attraverso lo stereotipo, l'etichetta o il label, come dicono oggi quelli che parlano bene, ecco, dei secoli bui. E quindi, come anticipava Marco, che è il curatore in realtà insieme a me di questa festa, quindi insomma diamo a Marco quel che è di Marco. Lo racconteremo attraverso tante persone, tanti medievisti e tante medieviste che si sono occupate in realtà molto di colori, quindi molto dei colori delle città, molto dei colori della natura, attraverso la storia dell'arte, ma anche attraverso la storia tout court, quindi anche attraverso i documenti noi possiamo vedere i colori del Medioevo che tante volte oggi ci sfuggono, perché le città medievali o i castelli medievali, anche per citare, no, qualche cosa che a Saluzzo è di casa. Perché noi abbiamo una splendida cornice per evocare anche il programma di Geppi Cucciari, da cui proviene uno dei nostri ospiti importanti. È una splendida cornice medievale perché ha un centro del borgo che è assolutamente medievale. Il suo castello lo è medievale, la Castiglia oggi la chiamiamo perché poi, come succede spesso, ai castelli medievali è stata trasformata in carcere e oggi è stata trasformata in una istituzione museale in cui c'è un museo in realtà poi della civiltà cavalleresca. Anche quello fa parte, no, diciamo, dei punti importanti di questa festa, dei momenti importanti di questa festa. Ebbene, noi vediamo oggi i monumenti medievali che sono di solito o monocromatici o bicromatici, no, per bene che vada. In realtà le città medievali e i castelli medievali erano molto colorati, quindi quello che noi vorremmo far vedere è in realtà il Medioevo come era nel momento in cui si viveva.
nel Medioevo, non come è arrivato, a noi. Per cui noi oggi ci immaginiamo i castelli a mattoni, no, a vista, ma in realtà ovviamente tutti gli edifici erano intonacati, quindi erano colorati, no? Colorati magari degli stemmi, dei colori dei blasoni delle famiglie importanti quando si trattava di castelli o di palazzi signorili e quindi molto diversi da come noi li vediamo oggi. Per cui ci piacerebbe raccontare il Medioevo reale alle persone che arriveranno a visitarci attraverso, per carità, anche il linguaggio del fantasy, perché abbiamo una ospite importante, di cui parlerà poi Marco sicuramente, che ci racconterà del fantasy, ma anche il nostro manifesto è molto fantasy, no? Il drago, che campeggia sul manifesto della festa del libro medievale e antico di Saluzzo. È proprio un animale fantastico, naturalmente, perché nemmeno nel Medioevo esistevano i draghi, posso assicurarlo. È un animale fantastico con dei colori meravigliosi che ci consentono di raccontare come noi oggi percepiamo il Medioevo e come invece il Medioevo fosse nella sua realtà. E come accennava Marco, abbiamo tanti ospiti importanti quest'anno. E siamo contenti che abbiano accettato questo invito perché, come sai anche tu, Maurizio, non è facile che dei medievisti di un certo livello accettino, no, di partecipare a una manifestazione che in realtà è una manifestazione di alta divulgazione. E quindi avremo ospiti nazionali e internazionali, a partire da Jean-Claude Mérevigueur, che è un grande specialista delle città italiane dell'età basso medievale, che ci racconterà appunto il suo grand tour nelle città italiane, molto colorate rispetto a quello che siamo appunto abituati a sentire, ma avremo anche Anthony Bale, che anche lui ci porterà in viaggio, quindi in un tour più anglosassone però rispetto a quello di Mervigueur, che è naturalmente più francese, ci porterà in gita per l'Europa di quei tempi, avremo anche Igor Santos Salazar che invece viene dalla Spagna, quindi abbiamo coperto, diciamo così, l'Occidente europeo con tre specialisti di quest'età che ci racconterà la Roma del Foro Romano in una prospettiva molto medievale ma anche molto nuova, quindi con dei colori nuovi anche lui. E poi avremo degli ospiti e delle ospiti italiane e italiane che ci racconteranno anche l'Europa. Quindi, no, è molto internazionale questo festival nei temi e nei protagonisti. Abbiamo Amedeo Feniello che ci porterà nel noir, quindi il colore è nero sicuramente, ma ci parlerà dell'Inghilterra, di Londra, di Lombard Street e quindi di questi omicidi reali che avvenivano in questa che è la via dei Lombardi nel senso medievale del termine, no? Quindi delle persone che prestavano, che potevano essere astigiani, così come albesi, non milanesi direi, adesso sempre perché sapete, c'è un campanilismo, ecco. Vabbè. E quindi ci racconterà con la sua verve che tutti conosciamo, molto napoletana, insomma, ci racconterà questi omicidi in terra albionica. E poi abbiamo invece Marianna Diacovini che ci racconta di un personaggio che ha per definizione un cromatismo oscuro, che è Ludovico il Moro, no? Un libro appena uscito per Carocci su Ludovico Maria Sforza, che noi chiamiamo Ludovico il Moro, e quindi ce lo farà vedere sotto un'altra luce, anche se è un po' nero, lo è lo stesso. Il sottotitolo di questo suo intervento è I colori del potere blu, nero. Scusate perché c'è anche una valenza forse un po' calcistica, ma è blu, nero e dorato, e quindi ci racconterà Ludovico Maria Sforza in questo senso. Ma poi abbiamo tanti altri, abbiamo Alessio Innocenti, che in realtà forse è un po' colpa sua se il nostro manifesto è un drago, perché sulla copertina del suo Medioevo immaginato campeggia un drago tutto verde, mentre il nostro drago è multicolor, quindi è più trasversale il nostro drago. E poi, insomma, quello che vogliamo fare, abbiamo anche Virtus Zallot, quindi anche una prospettiva più di storia dell'arte, no? Che ci consenta di guardare i colori dal punto di vista materiale, ma anche ovviamente, come sempre, dal punto di vista simbolico. E come dicevo, anche la musica sarà protagonista di questa nostra 3 giorni, perché la presentazione, per esempio, del libro Abbracci nel Medioevo di Zallot è accompagnata comunque da musiche,
e quindi ci aiuteranno, insomma, anche a vedere questo Medioevo non soltanto colorato, ma anche sonoro. E forse, Marco, possiamo dire qualche cosa anche dell'apertura, quindi della giornata inaugurale, non dell'anticipazione di cui magari parliamo dopo, del 25 di ottobre, in cui tra i nostri ospiti graditissimi ci sarà anche la setta dei poeti estinti. Quindi. Sì, come dicevo, l'inaugurazione sarà, per chi conosce Saluzzo, nel refettorio della chiesa di San Giovanni, che è un posto particolarmente suggestivo, che ormai un po' caratterizza le inaugurazioni, dicevo, di Andrea Angelucci, e a lui seguirà la setta dei poeti estinti con un reading che metterà insieme le cromie e le poesie medievali, credo. Di grande suggestione, loro hanno un grande seguito sui social, quindi ci aspettiamo, ci auguriamo che ci sia anche una grande presenza di giovani, perché insomma l'obiettivo è quello, credo che sia abbastanza evidente, patente anche nella costruzione del programma, e come dicevo, è quello di allargarci il più possibile a un pubblico vasto, ma soprattutto ecco, vogliamo coinvolgere i più giovani, e lo facciamo ovviamente con attività che concernono le scuole saluzzesi o del territorio di Saluzzo, anche con l'attivazione di un PCTO che ci consente anche di avere dei ragazzi che lavorano con noi nella realizzazione della gestione anche del programma. Però poi accennava prima Beatrice, la più grande scrittrice italiana di fantasy, che è Licia Troisi, che non ha molto bisogno, insomma, di presentazione. Qui però abbiamo chiesto una lezione che possa farci capire quanto il Medioevo abbia influenzato e influenzi non soltanto il fantasy, gli scrittori di fantasy, ma anche il cinema, le serie TV, le pubblicità. E quindi insomma credo che sarà uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione. Così come accennava Beatrice anche la musica, e avremo un compositore, nonché il direttore uscente di Mito, forse uno dei festival musicali più importanti del nostro paese, che è Nicola Campogrande, che è uscito con un libro secondo me molto interessante, che è una storia, una sorta di storia della musica classica, che parte dal Medioevo e arriva fino, come dice lui, a Spotify. E quindi capiremo proprio, grazie a lui, anche come insomma, la musica medievale ha influenzato e continua a influenzare i più grandi compositori classici e anche quelli contemporanei. Dicevo delle attività anche che precedono la festa in questi comuni un po' storici che abbiamo voluto racchiudere sotto la denominazione di racconti del Marchesato. E ad esempio, insomma, nella giornata del 25 uniremo Manta, Saluzzo e Rifreddo e avremo diversi ospiti, da Elena Accati che ci farà una lezione sulle coltivazioni medievali, e poi ci sposteremo a Saluzzo e ci sarà questo collegamento tra i due monasteri di Santa Maria della Stella, quello di Saluzzo e quello di Rifreddo. Rifreddo anche conosciuta un po' come il paese, la città delle streghe. Insomma, c'è davvero tanto, ce n'è davvero di tutti i colori. Ecco, voglio anche ricordare che inaugureremo questa quarta edizione con un incontro che è anche un po' un passaggio di consegne, perché presenteremo l'ultimo libro di Marco Piccatte, che è il predecessore di Beatrice nella curatela della festa. E presenteremo questo libro, che è Christine et Thomas, un amore italiano nella Parigi del 400, e a dialogare con Marco Piccard sarà proprio Beatrice. Quindi insomma ci sarà anche simbolicamente un passaggio di consegne, e sarà il primo appuntamento che caratterizzerà il programma nel weekend al quartiere. Sì, in effetti no, mi sembra è molto emozionante per me presentare il libro di Marco Piccatte che conosco da tanto tempo e abbiamo studiato talvolta sullo stesso libro, cioè sullo Chevalier Errant, che dire libro, ecco, non è proprio un tascabile da No. spiaggia, esatto, però è un libro molto affascinante e questa storia d'amore che Marco Piccatte costruisce, ricostruisce in realtà attraverso questa fonte è davvero emozionante anch'essa e quindi mi farà tanto piacere parlarne con lui, anche perché parlare con l'autore o l'autrice di un libro ti consente di scoprire poi quello che sta dietro, quello che possiamo leggere e quindi questa occasione
bellissima di poter ascoltare dagli autori e dalle autrici i loro pensieri, i loro commenti, no? La presentazione dei loro libri è, secondo me, unica e va colta, anche perché sono tutti quelli che sono stati selezionati per questa edizione libri molto godibili di divulgazione, per intenderci nel senso più alto del termine, quindi pensati per un ampio pubblico. Le scelte sono cadute su questi libri per questa ragione, no? Proprio perché si vuole raccontare il Medioevo così com'era e quindi Michel Pastoureau, che è il più grande esperto di colori per l'età medievale, ma non soltanto perché Michel Pastoureau ha scritto volumi che riguardano i colori sul lungo periodo, quindi che arrivano in realtà che partono dall'antichità per arrivare ai nostri giorni. Ecco, è una maniera per raccontare il colore nel Medioevo partendo appunto dalle idee e dalla ricostruzione di Pastoureau, però per arrivare alle declinazioni più specifiche che tutti questi libri ci consentono di fare. E poi, come accennava Marco, in realtà avremo delle anticipazioni e poi dei post festa. Le anticipazioni sono il 24 con Marina Benedetti. Marco parlava di streghe, in realtà Marina Benedetti è eretica, no? E quindi perché ha scritto. Ha studiato molto le eretiche, le eresie medievali, ma ha pubblicato di recente un bel volume appunto che si intitola Eretiche ed Eretici Medievali e la partenza sarà con lei proprio a Rifreddo, dico bene Marco, a Sì. Rifreddo e quindi nel luogo delle streghe in realtà, no? Di questo Lucea talvolta la luna, così come si intitola un volume pubblicato molti anni or sono da Rinaldo Comba e Grado Merlo e poi riedito appunto da Grado Merlo. Ecco, parleremo di streghe, ma parleremo anche di eretiche proprio in loco, quindi è una circostanza più unica che rara, parlandone con una delle più grandi esperte, insomma, di eresie medievali, e quindi quello sarà una giornata rossa e un po' anche nera, così restituisco all'altro potere calcistico, ecco, il suo. Rossa e nera, e cominceremo il 24 sera, quindi insomma tardo pomeriggio, e poi appunto il 25, il 26, il 27 ne faremo di tutti i colori, come dicevo prima, nel senso più positivo del termine. Ci piacerebbe molto, insomma, vedere la partecipazione non soltanto della cittadinanza e del marchesato, perché in realtà per noi è sempre marchesato, per me lo è, insomma, è sempre marchesato di Saluzzo. Ma anche la partecipazione di tante persone che vengono da fuori, che sono incuriosite, che magari non hanno mai visitato Saluzzo, che è una realtà veramente unica, nel panorama delle tante città e cittadine medievali che ci sono e in tutto il suo contesto, no? Perché accennava Marco che è una festa che in realtà dà molto e prende molto anche dal territorio dell'antico marchesato di Saluzzo. Quindi la nostra idea è quella di renderla una festa del marchesato e non soltanto una festa di Saluzzo. Ecco, aggiungo che come gli anni passati abbiamo voluto dare continuità a un'iniziativa che credo sia meritoria. Abbiamo chiesto a Beatrice, come già aveva fatto Marco Piccarte, di indicarci 100 libri usciti recentemente che abbiamo provveduto ad acquistare e che nei giorni precedenti, nei giorni della festa, riempiranno le vetrine degli esercizi commerciali di Saluzzo, ma poi finiranno nel fondo medievale della biblioteca di Saluzzo, che anno per anno, insomma, incrementa questo fondo, tanto credo tra qualche anno poter essere proprio anche individuata per gli studenti, insomma, per gli appassionati di questo periodo storico come luogo per poter davvero approfondire il tema in maniera costruttiva. Quindi anche questa credo che sia un'iniziativa interessante e lodevole che vogliamo portare avanti proprio perché ci piace, insomma, che al di là dell'aspetto più spettacolare ci sia poi comunque un qualcosa che resta e che possa essere utilizzato dai cittadini di Saluzzo e non solo, da tutti quelli che vorranno avere qualche informazione in più e che probabilmente la ricaveranno, la troveranno proprio nella biblioteca di Saluzzo. Bene, per Magari tutto. Sì, no, prego, posso prego. suggerire un'ultima cosa a Maurizio, magari di seguire i profili social
della festa del libro medievale antico di Saluzzo, che ha un suo profilo su Instagram sicuramente e anche su Facebook, oltre naturalmente ai profili e al sito del Salone del Libro di Torino, perché lì si trovano tutti gli aggiornamenti, le notizie, gli orari, gli appuntamenti, tutti i protagonisti. Per cui insomma seguitelo. Tra l'altro è un profilo che invidio molto perché l'estetica, la grafica, insomma, sono curatissime e molto accattivanti, secondo me. E quindi da lì, insomma, si possono avere notizie, continue, aggiornate quotidianamente. Quindi suggerirei di seguirlo. Ottimo suggerimento. Insomma, un weekend a Saluzzo credo che possa offrire davvero molto. Abbiamo detto anche delle iniziative che coinvolgeranno la città, ci saranno anche esibizioni di sbandieratori, ci sarà un mercato che organizzeremo sotto l'ala mercatale della città, dove si potranno acquistare anche alimenti e cibi, insomma, che hanno un'origine medievale. Ci saranno esibizioni di spadaccini, insomma, come sempre ci sarà davvero un'animazione della città a 360 gradi, per cui invitiamo tutti, per chi lo desidera e chi può, insomma, a venire a Saluzzo in quel weekend e sicuramente non se ne pentirà. Bene, io direi che avete detto quasi tutto, poi se c'è ancora qualcosa da aggiungere possono andare a visitare il sito su Facebook, possono andare a visitare il profilo Instagram, possono andare anche sul sito del Salone del Libro, che è salonedellibro.it, dove trovano il programma del festival che è promosso appunto anche dal Salone del Libro di Torino, di notoria fama. E con questo io vi ringrazio davvero tanto di averci presentato questo evento. Tutti a Saluzzo, quindi nelle date previste, che sono dal 25 al 27 ottobre, più anche qualche data collocata fuori dal festival. Andate a vedere il programma, perché quello diciamo è il focus, è il clou di tutta l'iniziativa, ma poi le iniziative sono davvero tante tutti i giorni. Quindi ancora grazie a tutti voi, un grazie a Beatrice Del Bo, un grazie a Marco Patuasso e a presto a Saluzzo. Grazie, grazie come sempre Ciao. per la vostra attenzione. Grazie. Grazie Maurizio, vi aspettiamo allora. Ciao. Ciao, grazie.